I'm doing me, 'cause I am everything. I'm doing me, I am the energy, I am that thing. Turning up the goddess way. Vivi salutare, sanifica il tuo ambiente. Gigi Web di Città di Ariano, 12 ottobre 2020, ben ritrovati. Cominciamo dalla situazione Covid in Campania e in Irpinia. Sono 12 i nuovi casi registrati nella giornata di ieri in provincia di Avellino. 6 riguardano persone residenti nel comune di Baiano, 3 di Mirabella e Clano, 1 di Carife, 1 di Lauro ed 1 di Sperone. Sono invece 633 i casi positivi rilevati in Campania nelle ultime 24 ore, 128 i pazienti dichiarati guariti e 2 i deceduti. Ariano, didattica a distanza al Parzanese. La dirigente del liceo Parzanese di Ariano Irpino, Vincenzina Manganiello, dopo un caso positivo al Covid all'interno dell'istituto, ha deciso di attivare la didattica a distanza da oggi fino al 14 ottobre per tutti gli alunni. Occasione questa per effettuare anche una sanificazione dell'istituto. Inoltre da oggi, dalle ore appunto 13, presso il palazzetto dello sport di Ariano Irpino, il personale dell'ASL di Avellino eseguirà in modalità drive-in i tamponi per docenti e studenti collocati in isolamento domiciliare. Mirabella e Clano, chiusura delle scuole di ogni ordine e grado. Già lo scorso 30 settembre, con ordinanza 131, venivano chiusi alcuni plessi scolastici del comune di Mirabella e Clano per la positività di alcuni alunni. A chiudere allora furono la scuola primaria e secondaria. Ora la nuova ordinanza emanata dal sindaco Giancarlo Ruggero per la sospensione dell'attività didattica in presenza delle scuole di ogni ordine e grado presenti sul territorio comunale a decorrere da oggi e fino al giorno 17 ottobre. La sospensione delle attività didattiche comporterà l'interruzione in presenza delle sole lezioni che proseguiranno in modalità DAD. Pertanto le scuole rimarranno aperte per i servizi erogati dagli uffici di segreteria che continueranno ad essere prestati. Avellino, chiusi gli uffici comunali per sanificazione. Un dipendente risultato positivo al Covid-19 al comune di Avellino e oggi gli uffici di Piazza del Popolo resteranno chiusi per sanificazione. È stata questa l'immediata decisione del sindaco Gianluca Festa che con ordinanza numero 685 dell'11 ottobre 2020 ha predisposto la chiusura. L'ASL di Avellino ha attivato intanto l'indagine epidemiologica sui possibili contatti della persona contagiata ma asintomatica. Da protocollo saranno sottoposte a tampone le persone venute a contatto nei 14 giorni precedenti la positività accertata. Sarebbero in tutto una trentina. L'ordinanza inoltre ha stabilito che saranno regolarmente aperti gli uffici della Polizia Municipale. Passiamo alla cronaca. Lacedonia, incidente sulla Napoli-Canosa. Incidente nella notte sull'autostrada Napoli-Canosa. Il bilancio è di almeno 3 feriti, fortunatamente tutti lievi. È successo all'altezza di Lacedonia. Il sinistro ha generato 2 km circa di coda. Il personale della società autostrade ha provveduto a posizionare la segnaletica sul posto e a dirottare il traffico verso percorsi alternativi all'uscita di Grotta Minarda, fatta però eccezione dei tantissimi automezzi già incolonnati. Ariano, perdite d'acqua a Fontana Nuova e Cerreto. Disagi in via Fontana Nuova per una perdita d'acqua. Il guasto è già stato riparato diverse volte, ma puntualmente il problema si ripropone. Difficoltà per i residenti del luogo e per tutti gli automobilisti che transitano in quel punto. L'acqua che fuoriesce ha l'effetto di produrre una buca sempre più grande e pericolosa. Analogo discorso in zona Cerreto, dove ci sono 3 perdite d'acqua in attesa di intervento. Orsara Bovino, l'alta capacità di Montaguto è in gara. Dal 5 ottobre scorso l'alta capacità di Montaguto è in gara. Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il bando da 500 milioni per assegnare l'appalto relativo alla tratta ferroviaria Orsara Bovino, prosecuzione della ferrovia Napoli-Bari dalla stazione Irpinia. L'intervento, con oltre 35 km in gran parte in galleria, completa il nuovo passaggio ferroviario nella Valle del Cervaro e getta soprattutto le basi per una definitiva messa in sicurezza del collegamento su ferro tra Campania e Puglia, oggi minacciato dal problema della frana di Montaguto. L'attuale linea ferroviaria sarà smantellata e sostituita nel 2023. E chiudiamo con una notizia di sport. Calcio, Avellino Corsaro a Palermo. Seconda vittoria di fila per i biancoverdi. Gli uomini di Mister Braia
hanno sconfitto per 2-0 a domicilio il Palermo con le reti di D'Angelo e Fella. L'Avellino è a punteggio pieno nella classifica del girone C della Serie C. I Lupi nel prossimo turno riceveranno la Juve Stabia al Partenio Lombardi. Questa era l'ultima notizia. Da Valentina Ciccarelli è tutto, buon proseguimento di giornata e alla prossima edizione.